Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente arriviamo, spero, al 110 nella nostra mitica esperienza di leveling che abbiamo fatto fino ad ora. Praticamente la nostra missione, visto che missione tra virgolette perché non sono riuscito appunto più a trovarle, probabilmente ho sbagliato qualcosa io sicuramente, è di completare questi, praticamente, non so come cazzo si chiamano, bonus obiettivi, obiettivi bonus che ci danno, controllato proprio, come è scritto anche qua, praticamente 49k di esperienza, e siccome ci mancano praticamente 110.000 punti più o meno ammazzando mob eccetera, con due, spero, massimo 3, dovremmo riuscire ad arrivare al 110. E iniziamo da qua. Attenzione, è arrivato un tizio a caso che ci ha dato una missione, perfetto. Comunque spero che molti di voi abbiano visto i miei tentativi di streaming che ci sono stati in questi giorni, perché ci ho preso un po' gusto e sono carini, mettono in contatto con gli iscritti e è divertentissimo. Tanto qui ho 500 milioni di buff addosso. Allora, per la quest dobbiamo ammazzare sicuramente questa e poi mi sa anche un'altra. Altre due. Sta arrivando una chiamata. A posto, siamo tornati. Ok, intanto ci riusciamo alla seconda parte qua. Così che intanto ammazziamo un mob random durante la strada e ci portiamo avanti con l'obiettivo, che è già 35%, perfetto. Pensavo ci volesse di più, invece mi sa che è abbastanza rapida come cosa. È sicuramente qua, sì, eccola qua. E anche la seconda l'abbiamo presa, adesso andiamo sulla terza, così intanto ci prendiamo un po' di esperienza, così sicuramente con due... aspetta qui facciamo un bel aggretto, facciamo così e così, come dicevo, con due obiettivi sicuramente finiamo. E ecco la tizia, wow, nonna, cazzo, quanta vita c'ha? 2700? Non è un problema per noi, non è un problema, però il grifoncino qui dietro devo togliere le palle volendo. Che faccio? Intanto un GD difensivo te lo spariamo, sennò qui vorrei morire come uno stronzo. Dell'execute. Ah, posto uno a casa, ci curiamo. Voce che se ne va. Easy. Siamo 83%, perfetto. Mazziamo anche questa, che spero che ci dia un po' di percentuale. Sono curioso di vedere veramente quanti anni faccio il war. Lo so che ovviamente l'equip farà schifo, tutto quello che volete, però sono proprio curioso di vedere. Oh, un posto, 48k, quanto manca? Sanci, non so se ci riusciamo con un altro. Beh, cazzo, sì, ci riusciamo, e come? Perché adesso andiamo a consegnare questa bella quest qua sotto. Non c'ero nemmeno mai stato qua, perché non ho preso nemmeno il volo. E sì, dai, questi qui li prendiamo. Ci si è anche potenziato, perfetto. Andiamo il volo e ci dirigiamo al prossimo obiettivo, che proporrei uno vicino a un voletto random. Volettino random. Andiamo su questo qua, che è abbastanza vicino. Nel frattempo che camminiamo, ovviamente ammazziamo i rari che incontriamo. Pure a rima ci ho fatto. Aiuto! Sta succedendo? Ok. Stanno salendo tutti questi cazzettini piccoli qui per terra. Ciao. Ah, così facile è stato? A posto. Facile, abbiamo ammazzato quattro stupidini lì. Ok, siamo arrivati sul luogo dell'obiettivo. Adesso vediamo come dobbiamo fare per finirlo questo obiettivo, perché... Ah, ok, bisogna ammazzare questi sottospecie di brutte fate. Oh, una quest. Perfetto. È andata anche troppo bene. Veramente troppo bene. Ah, la barra dell'exp sì, l'ho messa là in alto, che qua in basso mi impicciava. Sotto consiglio poi, ragazzo, durante lo streaming, tra l'altro, sennò io l'avrei lasciata qua in mezzo. Che lo so che era un po' schifosa, vedete, però... Qua sopra c'è un altro raretto che sono tentato di andare ad ammazzare, perché i raretti, ragazzi, sono importantissimi, sia perché vi danno un botto di esperienza quando livellate. Oh, e dai! Ma tu, facciamo così, eh?
e hanno un sacco di esperienza, e in più, eccolo eccolo, vi danno anche dei drop che a volte sono anche carini. Io ci ho droppato anche dei pezzi di equip che fanno comodo mentre livelli, perché più sei forte ovviamente meno problemi hai a fare le quest eccetera, quindi ovviamente non è questo il caso. Vediamo una quest a caso che abbiamo trovato qui. Non è questo il caso, manco per il cazzo. Ci ha dato un companion a questo cosetto qui. Carino. Adesso lo andiamo a summonare. Piccolo sacchiotto. Piccolo ma aggressivo, guarda lì. Io pensavo che era carino e coccoloso, il cazzo invece. Allora torniamo al nostro obiettivo, che credo non sarà nemmeno necessario completare perché... Oh, mi sto incastrando. Non sarà nemmeno necessario completare perché ci è rimasto veramente un cazzo. Penso che in 4-5 mob... Ok, 4-5 mob forse ho detto una cagata. Ci siamo quasi. Altri due mob, credo. Altri due o tre. Ci buttiamo qua in mezzo e spacchiamo tutto. E credo che ci siamo. Eccoci. Ci ha sbloccato la cosa dell'honor, ovviamente, che già sapevo, in cui praticamente con... come se fosse un'altra scala di livelli, solo PvP, che più fate PvP più aumenta e avete tutte queste spell da scegliere. Poi ci ha dato una quest, world quest, un'altra quest. Sto citando quest in ogni dove. Ah, consigliamo quella stupida quest che ci ha dato prima. Ragazzi, 110 sono arrivato, però io sono curioso di vedere quelle quest che ci ha dato... È uscita fuori questa cosa, scrivetemi nei commenti quello che è perché non lo so. Aiuto. E andiamo a Dalaran perché ho visto un sacco di punti esclamativi e punti interrogativi. Allora, era iniziare da quella parte laggiù, visto che si trova tutto laggiù. Allora, prima le prendiamo le quest e poi le consegniamo, dai. Allora, una è qua. Da questa tizia, che cazzo è successo? Ah, devo estinguere il fuoco. Cioè, siete i migliori maghi della vita di questo gran cazzo Azeroth e dovete farvi aiutare per spegnere un focherello. Fate vomitare, fate. Ci siamo quasi. A posto. Cazzo, ho tutto a fuoco? Ah, devo rifarlo. Pensa tu. Non so perché questa stia continuando a summonare le mentali a ripetizione. Posso tirare secchi d'acqua a distanze incredibili. Però ce n'è un'altra di queste qui. Da questo... Che cazzo è questa? È una polvere. Parliamo con il tizio. I believe in you. A posto. Ne vedo una anche qua dentro. Sto facendo cose a caso, ragazzi. Non vi preoccupate, è tutto normale. Ah, sto indagando su quella polverella che ho preso prima. Adesso sono andato dal tizio dell'alchemy. Adesso andiamo anche qua. Che questa è? Ah, gli evercrafting. Non è qui, ovviamente. E qui me lo sento. Esatto. Questo è inscription. Sembra che nessuno voglia dirmi un cazzo di niente di questa polverina, quindi... Senti cosa? Nessuno sa niente, quindi... Tu che sei un enchanter dovresti divertirti queste cose. Allora, adesso consegniamo un attimo quella perché è di Khadgar, quindi sono curioso. Fatemi sapere se vi sono piaciuti questi streami, che volete che li rifaccio comunque. Magic Essence. Esaminare questa cosa. Guardate la vita di questo di K. 2700 di K è tantissimo, cioè. Sembra quasi un server privato ormai. E non credo che sia anche full equip, tra l'altro. Oddio, cazzo, se sta avanti, però. 852 di level, cazzo. GG a te, amico mio. Sta succedendo? Sono andato su Ramar, che sarebbe un territorio di soli 110. Ragazzi, io vi spacco la faccia giusto per il gusto di farlo, ovviamente. Non c'è bisogno nemmeno di chiederlo. Insomma, che io devo trovare una cosa, ma non so effettivamente cosa. Porcaccio. Deve stare qui intorno. Però il pallino è lì, ma non c'è un cazzo lì. In aria non c'è. Come dicevo, cioè, l'item level. Qua ce n'è un'altra, sicuramente, perché la pallina è qua. Facile. Prendiamo l'item. E è qua. C'è il solito pagliaccio che cerca di darci un pochino fastidio, ovviamente, senza risultati. Ovviamente. Devo assolutamente potenziare le mie armi perché fa cagare. 700, quando c'è 700? 394. Fa ampiamente cagare, direi. Adesso abbiamo anche un'amica nostra qui che ci aiuta, più o meno. Il cazzo ci aiuta. Da davanti, così. Questa è una sottospecie di undead, ma non è un undead. Ok, siamo arrivati sull'ultimo punto, spero. Che è qui, vero? Sì. Col cazzo che era l'ultimo. Beh, sì, no, abbiamo un bossetto. Frozen in Time.
Vieni qua, amico. Scendi giù. Lo picchiamo, ovviamente non gli permettiamo di fare una sega. E adesso si va di CD. Lo fanno un sacco di danni, cazzo. Ma noi ne facciamo di più. Raggiungiamo la nostra amica Fritz qua, che non lo so, sta cazzeggiando con le barriere. Ragazzi, praticamente in fase di editing ho scoperto che questo video era troppo lungo e di conseguenza ho deciso di dividerlo in due. E il continuo di questo video lo troverete o domani o dopodomani.